Ivan Dorciani è, non parlo del personaggio un attimo, è forse quello che in qualche modo cerca le ragioni degli altri. Continuo squilibrio, squilibrato fisicamente e in qualche modo un po' anche mentalmente, perché non riesce a trovare una strada. La strada gliela indicherà a un certo punto, probabilmente la moglie, gli dirà che cosa, come agire, che cosa fare. È portato verso una direzione. Per tutto quanto lo spettacolo, per tutta la durata dello spettacolo, lui cerca una motivazione, cerca una strada che non riuscirà a trovare. Gli darà l'opportunità di vedere questa strada, proprio la moglie, con un accenno, poche parole. E questo poi lo porta ad agire probabilmente in una direzione molto forte, molto crudele, se vogliamo definirla così, da portare via il bambino alla madre legittima. È molto crudele, molto forte. Questo è Leonardo, cioè sarebbe da dire chissà quanto, ma spero che voi vogliate vedere lo spettacolo, spero anche il pubblico, così riuscite a vedere tutto quanto. Un ricambio di complimento, non è perché è presente davvero, diciamo anche sempre con Cristina, Giovanni Anfuso è il regista, è un piacevole massacro essere diretti da lui. Attualmente parlando, perché sono 7 ore, lui dice no, beh 7 ore, e 7 ore non sono finte così per dire, sono 7 ore, non si scherza, quindi 7 ore di lavoro giornaliero per poter portare a casa il risultato, e non si scherza nemmeno su questo, perché non si esce dalla scatola se non si ha il risultato. E questo è un regista, è cosa che difficilmente si trova oggi. Oggi si trova la persona che sta al di qua in platea e dice entra a destra, entra a destra, esci a sinistra, o entra a sinistra, esci a destra. E questo è veramente un piacere, essere diretto per la terza volta da Giovanni, spero che questa comunione duri a lungo.